Campionato di prima categoria, girone A, il Calzolaro in maglia giallo-nera ospita i Tigrotti Morra. Andiamo a vedere subito una partita che si sblocca in pratica immediatamente perché passano 5 minuti e i padroni di casa si portano già in vantaggio. Calcio d'angolo sul secondo palo, irrompe Fanucci, il tocco con il portiere Rossi abbastanza sorpreso e il pallone termina in rete per l'1-0 dei padroni di casa che giustamente esultano. Ancora dai sviluppi di un calcio d'angolo al 22esimo, Mischia, sospetto fallo in aria, proteste, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Ci provano i Tigrotti al 25esimo, però la conclusione di Santinelli è tutt'altro che apprezzabile. Al 30esimo è ancora il Calzolaro, palla che spiove in area di rigore, controlla Atif Younes, la sua conclusione però è debole, è facile la parata di Rossi. 36esimo tira Domenichini e respinta della difesa, pallone sul, eccolo qua, e anche del palo, pallone sul destro di Allegria che ribadisce dunque in gol 2-0. 40esimo tiro di Atif, lo vediamo tra poco, vola il portiere Rossi per mettere in angolo. 44esimo, autentiche autostrade lasciate dai Tigrotti Morra che provano a rendere meno amaro questo primo tempo, invece il peggio deve ancora venire perché è proprio Atif in area di rigore a controllare e superare l'avversario ed è facilissimo per lui infilare con grande freddezza il gol del 3-0. Un primo tempo senza storia, il pubblico di casa è evidentemente soddisfatto, ma lo è ancora di più nella ripresa perché passano soltanto 40 secondi e arriva il quarto gol. È il Calzolaro che fa snodare la sua azione sulla destra, il cross al centro perfetto, l'inserimento da parte di Domenichini, controllo di petto e tiro preciso di destro per la rete del 4-0. Bella la cooperazione tra Atif e Domenichini. Sull'altro fronte c'è una opportunità al sesto minuto con il pallone debole parato dal portiere, e al settimo quando lo stesso portiere Scarcelli deve allontanare la minaccia. Ottavo, la palla staziona in area di rigore, in qualche modo si salva la difesa di casa. Momento favorevole ai Tigrotti Morra al 21esimo, prima la conclusione di Braccaglia e poi quella di Nardoni, ma la palla è troppo alta sopra la trasversale. Si fa rivedere la squadra di casa al 23esimo, sforbiciata di Atif, vola anche in questo caso Rossi a respingere. Al 36esimo arriva però un'altra azione, cross al centro, nessuno ne approfitta e dicevo arriva al 40esimo la rete del 5-0. Praticamente tutta proveniente dalla panchina, il cross al centro di Benny e trova il tempo di anticipare tutti Alessandro Pellegrino, poi va ad esultare con il compagno per il 5-0. Spetta a Tenaccioli al 44esimo segnare il classico gol della bandiera per il 5-1 finale. Con questo successo il Calzolaro supera proprio i Tigrotti Morra ed irrompe in piena zona playoff. Il commento a una sconfitta 5-1 è difficile da fare, loro hanno sicuramente meritato. Noi oggi forse non eravamo neanche partiti da casa. Nonostante tutto, i primi, come si vedrà dalle immagini, i primi due gol li abbiamo fatti noi, e poi dopo una partita sul 2-0 è difficile da recuperare. Loro una bella squadra. Che corre, che dà tutto. Noi oggi abbiamo fatto qualche passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, però il nostro campionato non è che riparti, non finisce oggi, ripartirà da domenica e io non so proprio come giustificare la prestazione di oggi. Comunque faccio un in bocca al lupo a loro e noi dobbiamo testa bassa e ripartire da martedì e remare. Rimane ancora perché ancora per noi il nostro campionato la salvezza è ancora lunga, quindi c'è da fare e non bisogna solo lavorare, lavorare, lavorare. Beh, direi che la squadra oggi ha girato perfettamente, abbiamo fatto una gran bella prestazione e questo è il frutto di tutti i sacrifici che facciamo durante la settimana. Abbiamo passato un brutto periodo, ora ci siamo ripresi
e la nostra forza è sicuramente il gruppo, che è sempre unito, non ha mai mollato e siamo sempre stati sul pezzo.